rispondi, non mi chiedi. È libera però. Via, 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 via. Quindi raccontami un po' la storia di questo cane. Questo cane viene da una trovatella che viene dalla Puglia. Praticamente è una cucciolata che hanno trovato senza genitori in mezzo a un branco di randagi, così ci hanno detto. Poi in realtà la storia vera non la conosco, cioè quello che ci ha raccontato, tutto in regola, nel senso che c'è il microchip e tutto quanto, è arrivata su, niente, noi l'abbiamo presa, dovrebbe avere, cosa dovrebbe avere? 4 mesi circa. Adesso sì, 4 mesi, una settimana. E ce l'avete da 1 mese e mezzo? Anche 2. L'abbiamo presa, che cosa aveva? 2 mesi? Inizialmente, vabbè, finché era piccola con gli altri conviveva da Dio. E dopo è capitato questo episodio qua, che un giorno si è girata e ha azzannato l'altro pincher, l'altra femmina, che comunque è molto territoriale, quella che è bendata. E che è quella che si è fatta male, esatto. Che ha preso i 15 punti. Esatto. Che io è quella di 7 anni. Prima, sì, sempre di 7 anni, che infatti la cuccia era del pastore e c'era sempre il problema di compatibilità, però comunque la Zora era il mio cane. Ce l'avevo prima di conoscere lei. La Zora era lei. Il pastore. Esatto. Ed era prima. Praticamente ci siamo uniti portandoci anche i nostri cani. E dov'è il pastore? Non c'è più, è morto. Ah, ok. Morto perché aveva un tumore, è morto a dicembre. E niente, abbiamo preso una perché volevamo un altro cane da tenere fuori, un po' grosso, però che vabbè, lei non diventerà mai grossa, secondo detto che probabilmente lo sarebbe diventata, ma in realtà non è così, anche a parte quello. E stessa incompatibilità, in poche parole, noi abbiamo scelto un cucciolo perché abbiamo detto, nonostante tutte le difficoltà del cucciolo, comunque almeno crescono insieme, si abituano a stare insieme, invece no, cioè non avremmo mai pensato che a 4 mesi potesse girarsi. Ma quando era piccola, che voi l'avete presa circa da 2 mesi, quindi era molto più piccola. Sì, era così. Era più piccola dei pincher. Sì, sì, sì. Com'era la cosa? Giocavano tutti e 3 insieme. Ma i pincher giocavano bene o giocavano in maniera un po' fisica? No, rincorrendosi, facendo con le zampe così. Ok, l'invito al gioco, ok. Anche lei comunque giocava, poi si mordicchiavano, però sotto forma. Però gli avvaliava spesso. Cioè, era come se la femmina la stoppasse. Sì, gli dicesse ottima roba. Quando esagerava, sì, lei. Solo che praticamente tutto parte perché lei inizia a giocare, la femmina, è successo così secondo me. Vabbè, la prima volta c'era solo lei, la seconda volta c'ero anch'io. Sono partite, lei voleva giocare, la femmina di pincher non gli andava, si è girata, lei ha reagito, però ha reagito ovviamente sormontando il pincher anche per un discorso di dimensioni. Perché... Quanto tempo fa è successo che si sono fatti male? 2 settimane fa. 7 giorni fa si sono fatti male pesantemente. Esatto, e non la mollava proprio, non la mollava. Non riusciva, la teneva e non la mollava. E la prima volta invece ero a casa da sola, le stavo dando da mangiare al bimbo in cucina, e i due pincher erano in cucina, lei in sala, voleva venire in cucina, la femmina non voleva, e si è messa sulla porta della cucina e ha iniziato a ringhiarle. E lei di fronte al ringhio di solito si tirava indietro e scappava. Invece stavolta si è messa ad abbaiare, la pincher gli ha dato tipo, ha fatto tipo per morsicarla, e lei ha reagito col pelo alzato e gli ha volato al collo, però anche lì non riusciva a staccarlo, cioè le tiravo la coda e tutto, l'ho presa in braccio, ma il collo della pincher era nella sua bocca. E poi stamattina mi hai detto che si è anche attaccata, sì, con l'altro. L'altro si è attaccato o no? Però praticamente il pincher nero ha un carattere molto passivo in generale con tutti. L'abbiamo preso al canile, è un po'. È l'ombra dell'altra, esatto. Pincerina. Cioè lui fa tutto quello che fa l'altro. Allora, il pincher femmina ieri non c'era. Io l'ho messo fuori perché ho detto così giocano un po' insieme. Lui non aveva voglia di giocare. Gli ha ringhiato un paio di volte. No. Lei però tende sempre ad andare al collo. Però non è che si sono attaccati, perché comunque l'altro è talmente passivo che non reagirebbe. E quindi di conseguenza. È lei che va al collo, no? Sì. No. Sì, ma anche per giocare comunque va al collo sempre.
come se l'avesse proprio scritto in testa. No, giù. Cioè, neanche fosse un pitbull o comunque quelle razze che di solito hanno la tendenza, non so. Sì. E quindi è stato tolto alla madre questo, era, non ha visto, la madre non, non l'ha mai, non l'ha tirata su. Nel senso che proprio... stamattina, come era la situazione, la ragazza mi ha detto che l'hanno trovata in un campo dove girano dei branchi di randaggi, però era da sola, non c'erano altri cuccioli e era lei da sola. E gli hanno detto il veterinario... Scusa, non aveva un fratello? Non sa se suo fratello, che l'hanno trovato dopo 2 settimane, un altro cucciolo simile a lei, pensavano fosse suo fratello, però non sono sicuri. Mi fai male così, no mica, no. No. Ok. E poi tipo, vabbè, e lei... poi ho questo problema. Io un po' sono riuscito con i suoi confronti a dargli dei punti, no? Infatti, dopo ne parliamo. Gli fa il seduto, tutto quanto. Io so che sono io il problema in questo caso, perché no. Con lei invece non c'è tipo maniera. Tipo se mi metto di... in pigiama la sera, io ce l'ho attaccata alle gambe in un modo... Mi fai male così, no mica, no. No. Allora... Mica! Basta! Stai giù! Vieni qua, dai, su! Qua. Giù! Ok, posso vedere le altre... Posso... Io posso continuare a seguire lei? Tienilo intanto che entro! Sì. Che entro, dai! Sì, sì, dai, vieni qua! Basta che entri sì. Veloce! Brian? E lascialo lì. Dentro. Vieni qua. Briciola. Io ho fatto lei, poi quando eravamo 3 anni fa, vabbè, chiudo a chiave perché poi sta a finire la porta, ma in alto. 3 anni fa avevo preso una famiglia di aceto, okay. E lui vabbè, era terrorizzato all'inizio, poi socializzato tantissimo con lei, loro due vanno da morire d'accordo proprio. Ok. E però lui copia tutto quello che fa lei, quindi lei abbaia le persone così, lui inizialmente non lo faceva e invece poi ha iniziato anche lui ad abbaiare. In modo esagerato, quello certo. Sono io che non riesco a impormi. Certo. Cioè mi rendo conto che sono. Che non riesco. Uno rinforza l'altro, naturalmente. Questi sono giochi tutti dei. Ci sono giochi anche del cane. Sì, no? Sono un po' mescolati. Sì. Loro fanno. Fanno i bisogni sulla. Sono in casa sì, perché poi adesso non li lascio uscire perché c'è fuori la cucciola, altrimenti se non c'è la cucciola quando andavano d'accordo li aprivo. Uscivano fuori. Ok. E poi abbiamo anche 2 gatti, non so se può. E con i gatti come si relaziona? Con i gatti bene, nel senso magari li segue la cucciola, il gatto magari si nasconde sotto la scala, le va là, si sdraia, li abbaia un po', poi si mette lì a guardarlo, il gatto poi è abituato con loro, con loro ci gioca il gatto, magari si gira, gli dà qualche zampata, ma neanche con le unghie, lei sta lì, non c'è cioè, tranquilla con i gatti, non poi vabbè uno sta molto fuori, l'altro invece gira per casa. Sì. Voi fate degli esercizi con il vostro cane? Fate delle cose, dei lavori, degli esercizi, dei giochi, delle cose? O giochi, tipo lanciargli la pallina? O lasciate che il cane si inventi la sua giornata, il suo da fare? Cioè, voi interagite con lui, fate delle cose? Giochi, nel senso, allora tipo lanciargli la pallina così, sì, quando sono fuori in casa, magari coccole, oppure nel senso tipo se siamo qua, come tanto con quello di... con i peluche che gli... Però giocano da soli sostanzialmente. No, la cucciola gioca tantissimo con noi perché ci cerca in continuazione. Lei cerca voi. Quando è in casa che loro li metto su,
che lei la tengo comunque qua con noi. Lei c'è un'ombra, nel senso, noi andiamo in cucina e lei viene là, magari in corso gioco si siede in parte a noi, se siamo sul divano comunque viene lì con la testa, cioè interagisce tantissimo. Lei interagisce? Sì. Ricerca. Okay. E anche col bambino è bravissima, all'inizio gli prendeva la mano e lo faceva piangere, mentre invece adesso gliela prende ma non stringe più. Si siedono in parte, le porta lì il giochino, lui glielo sventola davanti, lei lo prende, poi glielo ridà. E cioè per ora con lui il veterinario continua a dirmi di stare attenta, però ha un bellissimo rapporto proprio. E la zona su, la zona notte è preclusa ai cani? Prima sì, adesso invece no, perché sennò non so come fare, cioè nel senso che prima lasciarla sempre fuori, quando la cucciola è qua porto loro su, che loro dormono su, adesso e lei giù. Ma quando sono giù come si organizzano qui? Insieme adesso è un po' che non stanno? No, quando entra la cucciola qui loro due li porto su. Da quanto tempo? Da quando l'ha giornata la seconda volta, la prima volta no, riuscivamo comunque a tenerli insieme, si ringhiavano, però riuscivamo, tenendoli sott'occhio, a tenerli insieme, invece da quando l'ha giornata la seconda volta, anche perché poi all'inizio era molto nervosa, tipo se la toccavo da dietro si girava anche con me i primi giorni, adesso dopo che era stata... Sì, e poi aveva iniziato ad alzare la gamba, lei a farmela proprio ovunque, proprio come un maschio, nel senso che non l'ha mai fatto, proprio solo da cucciola quando era piccola faceva tutto in giro, poi adesso la fa sulla traversa. No. Smettila. Poi lui con Massi fa proprio fatica a rapportarsi, nel senso che fin dall'inizio proprio, sì, ci ho messo anche un, da quando l'abbiamo preso, che tremava come una foglia al canile, ci ho messo una ventina di giorni prima di riuscire proprio a coccolarsi. Con me è bravissimo, mentre invece con lui, tipo se sul divano, lui si mette a distanza la sera e dopo un po' si alza, gli viene davanti, inizia a ringhiarmi ma senza motivo, cioè tipo lui sta guardando la tele, non si è mosso, non fa niente, e si alza, si mette davanti e ringhia. E avevamo chiamato appunto anche Elisabetta qua a casa per chiedergli come mai di questo, poi non riesce a coccolarlo perché fugge come che l'abbia picchiato ma non l'ha mai toccato con un dito, e lei ci ha detto che probabilmente è un modo di cercare l'attenzione, il fatto di ringhiare secondo lei non è tanto aggressività, è un modo per dire ci sono anch'io, considerami. Però le poche volte che era riuscito quasi ad accarezzarlo, coccolarlo, tipo il bambino passava, faceva cadere un gioco e lui si agitava, era come se fosse stato lui a lanciargli qualcosa, e quindi ripartiva tutto da capo perché poi non si avvicinava più, e tuttora cioè fa molta fatica proprio a coccolarlo, mentre invece tipo, e questo ho visto di più con gli uomini, con le donne invece si avvicina più facilmente e anche dalle strane si lascia coccolare senza problemi. E come luoghi di riposo dove sono loro? Allora la cucciola di notte lì, nel senso nella cesta, quella che ho visto lì. Ok, lì nell'interno. E loro due invece sopra le scale, okay. Ho messo la cesta sopra. Non cerca mai di venire sulla cucciola? Lei sì, inizialmente arrivava le scale e si rinviava dal cancellino. E adesso quando vedo che va su la chiamo subito, oppure la sera, perché spesso lui non cerca dei corsi in questo periodo, se sono da sola che porto per dormire, lei la lascio vivere, gli do un osso oppure le do il Congo con dentro il biscotto o qualcosa, in modo tale che sia impegnata il tempo che io sto in camera per farla addormentare, allora resta qua tranquilla e poi io scendo e sto con lei. Sì. Ok. Vieni tu, sì, fai pure quello che faresti normalmente. Cioè è normale che comunque il maschietto ti abbai, no? Comunque ogni tanto improvvisamente magari ti ringhia, anche se sei comodo sul divano che stai facendo da un po' qualche cosa, sei molto tranquillo, proprio sì, non cerchi assolutamente niente. Okay. Però vabbè, non siamo mai riusciti, io non ci ho mai fatto nulla, onestamente non ho mai cercato più di tanto di trovare questo rapporto, però sì, cioè,
mi vedo proprio come una presenza che non... Che se anche non c'è è meglio, ma non con gli estranei, ad esempio, con gli estranei non so, tipo me che si relaziona in questo modo senza esagerare, piano esatto. Piano lui è curioso, sì, comunque proprio... Cos'è, 2 anni ormai che sei giusto? Cioè che siete qui? Sì. No, viviamo insieme. Qua da giugno. Qua okay. Ah, ok, da quant'è che siete venuti qua comunque? A giugno. E il piccolo quanto ha? A 15 mesi. Esatto, a 15 mesi. È nato in un'altra casa. È nato in un'altra casa. Lei ha fatto 4 traslochi e lui 3. Mm. E la cucciola? Ah, è arrivata qua. Era qua. Con lui. È arrivata assieme a lui comunque, non è arrivata dopo la nascita del piccolo. No, la cucciola. Esatto, quindi è arrivata dopo che si è trovata già la situazione sì, questa. Sì, quindi, ha già chi fatti. La situazione già era già questa qua, infatti... Ok. Teoria. Ok, va bene. L'unica cosa. Niente, potrebbe essere quella. Adesso io non voglio forzare nulla perché adesso sono agitati di vedere. Ditemi voi che cosa succederebbe se adesso il cane entrasse. Cioè io sono molto ansiosa adesso, all'inizio pensavamo che fosse il problema, perché è la prima volta che si sono alzati. Allora, aspetta. A me è la presenza tua, non il fatto di essere nella stessa stanza, è la presenza tua che dà il diritto a lei di fare quello che vuole. Quello che vuole lei? Sì. Cioè si sente molto più forte. Lei non c'è. È ubbidiente, gli dico di stare giusto giù, gli dico di venire bene, fa quello che deve fare. C'è lei, anarchia. Spesso poi mi si mette dietro le gambe e inizia a ringhiare anche lui, sì, esatto. O tipo anche lui si fa dispetto così, okay. Che se invece io non ci sono, lui mi può tirare l'orecchio e lei non si gira, non fa niente. Se vede che io sto guardando qualcosa, allora fa... Un esempio, non voglio che metta il naso nella stoviglia mentre la si riempie, che lei piatti, cose di questo tipo. Se lei non c'è, io gli dico di stare giù, lei sta giù, si allontana. Se lei c'è, si gira, sì, fa del fa per mordermi. Ok. Quindi diciamo che la reazione nasce perché comunque lei, con lei si sente molto forte, perché io l'ho fatta stare in casa insieme, che c'ero soltanto io, e sì, hanno giocato un po', lei magari non gli andava di giocare, si è messa a dormire, però non è mai nato una situazione in cui si poteva... Però il fatto che lei fosse è in casa, comunque la sua presenza c'è, certo. Allora la pincia si sente fortissimo. Io stavo aspirando in bagno e l'ho vista, ho visto lei che si era rigidita, però tu continui ad aspirare, faccio finta di niente per vedere se magari non succedeva nulla, invece... Perché comunque quando è successo a Pasquetta, lei è entrata, è stata immediata la situazione, ecco, non è che... Perché comunque mi è scappata dentro... Sì, è andata subito da lei al volo. Certo. Però non con fare cattivo, attenzione, è andata per giocare. Sì, poi sì. Dopo è nato tutto nel giro di pochi secondi. Sai, adesso tu hai interpretato, è andata per giocare, è andata per comunque confrontarsi, magari non con toni, sicuramente io non c'ero, non l'ho visto, non sì. Ti posso dire, però interpretazioni del tipo sono andato là per cose pacifiche non è detto, sono andato là in maniera diretta, un cane che punta un altro cane in maniera diretta è un cane che ti provoca. Comunque, cioè ti dice, uè, sono qua, allora, come la mettiamo? Non è detto che poi facevo gli invitini, mi leccavo, pacificavo, facevo tutte quelle cosine che diceva l'altro cane, guarda, io sono qui ma non ho voglia mezza di discutere. Se vado con tono veloce, in modalità irruente di un certo tipo, anche se non arrivo con ringhi o con fare minaccioso, è comunque per l'altro cane un segnale di preoccupazione, perché io non me l'aspetto, tu mi arrivi a 200 all'ora contro... lì per lì mi metto in difesa, sì, sicuro, quindi una cosa allora diciamo che è stata una cosa del genere, sì, comunque ok, d'accordo, cioè lei arriva col suo fare per...